questo fa avanti e dietro, ok? Qui si può fare anche laterale, ma laterali già sono le stesse precipizie del minerale. Siamo in giro del pavimento, ok? Per muovere, facciamo un polvo, ok? Andiamo avanti, ok? Guarda il destro. Guardate, con giro il piede, con carico la catena si vede, ok? Così facciamo tutti i colpi. Perché viene in automatico, ragazzi, viene in automatico, ogni passo che fa, boom, c'è il lavoro coordinato. Quando andiamo indietro è la stessa cosa. Eh? O potete partire, se l'avversario viene troppo veloce, boom, un patto mai tutto questo corpo, ma noi partiamo così. Tin-tan, questo è il lavoro. Ma noi vamo a lavorare questo qua, ok? Colpo. Però ecco, bravi, attenzione, avete visto il maestro che va indietro ogni passo, tu, non fate questo, se vi bloccate con la stessa cosa, come vi toccano, perdete l'equilibrio e prendete il colpo d'incontro e avete col culo per terra. Avete capito? Vamo mettendo tutti in posizione del combattimento, vamo farlo in avanti, posizione del combattimento, e vamo partire con il colpo forte, siamo qua bracciati, facciamo il destro, su, alzati, destro, e partiamo, tiriamo il colpo. No, guarda, era camminato. È come camminiamo. No, no, no. Allora, ragazzi, posso scusarmi un attimo? Posso un attimo? Sì, sì. Cammina di là, cammina normalmente. No, cammina andando avanti. Gira, cammina. Guarda le braccia. È una camminata. Allora, quando vado avanti, braccio e gamba opposti, quando vado all'indietro avrò sempre stessa gamba, stesso braccio. Quando camminate lo fate già, naturalmente voi quando camminate per strada lo fate già, pensate a quello, quindi se avanzo farò questo, se arretro farò questo, è la cosa più naturale del mondo, come quando cammino che vado a Padova a bere lo spritz. Non andate per ci stavo destro in avanti o il corpo sinistro, cioè, state bene in equilibrio, cercate di stare bene in equilibrio, quando state in equilibrio vuol dire che avete fatto, state facendo l'esercizio bene. Ecco, adesso il problema è andare indietro, bravo. Non cadete in avanti! Sarebbe mai parlato. Dovete stare vicino, non potete passare avanti. Non provare una volta avanti, non cadete in avanti, non cadete mai in avanti. Sto. Ragazzi, se non usate la tappella cilindrica, stiamo colpendo con il 25% del colpo. Non è sta male, ma il cugilato moderno, ragazzi. Dobbiamo usare tutta l'energia del corpo. Questo è il corpo. E quello è il corpo. Ok? Corpo. Tiriamo il piede e carichiamo il corpo. Tiriamo il piede e ti compriamo con questa parte. Ok? Ragazzi, non dissociate i movimenti. Si chiamano esercizi coordinativi perché vengono fatti contemporaneamente. È coordinazione. Non dissociate i movimenti. Passo colpo, no? E così via. Non dissociate i movimenti. No, preparati? Via! Quanto venite avanti? Puoi andare a destra e a sinistra, così sei dritta, non andate indietro così. Questo esercizio l'ho visto io a Cuba, no? Che hanno messo la camera termica al pugile, okay? Hanno messo la camera termica dopo il cadavere, e tutti richiamo tutta la catena cinetica, ragazzi. Se tirate il corpo, non è che dovete fare, no, con il corpo qua, tu gli rivedi il corpo, tu. Ok, tu sei la catena cinetica, il corpo va bene. Se tu fai così vai a fare. Non devi versare. Non devi versare, vai dietro, fai così. Tu. Ok? È difficile perché io so che non siete abituato a farlo,
tanti lo fanno in giro. È una cosa che faccio io a diario in palestra e volevo portarlo qua, non è che... Allora, nelle migliori condizioni, nelle migliori qualità da esprimere, bisogna tirarle fuori. Cioè, se in quel momento quel movimento è giusto per farlo, perché si è sicuri per farlo, si va avanti con quello. Quell'altro del girare, noi abbiamo sì o la spinta, il giramento della KTP del tronco, che quando arrivi lì è pum, tum, è la spinta veloce, come ti fa partire il colpo veloce. Perché se andiamo con la forza, allora ripartiamo lì e facciamo questo movimento, ma questo movimento qui l'avversario ci guarda e ci anticipa. Allora cercate di gestire bene questa coordinazione, che va bene. Poi dopo si prende tutta. Quando avete il combattimento avete sempre posizioni di equilibrio sulle gambe. Guardate una cosa qua, guarda quanto lontano il maestro è. È lontano il maestro. Guarda. Boom! E torno alla posizione. Guarda il maestro che è lontano da me, dove vado? Boom! Contraplazamento con il corpo del. Quando io sono qua, mi gestisco l'avversario, perché io basta che tocco, io sono sulla sua misura, basta. E voi dite, ma come fa a arrivare col destro? Come va? Allora, pum, cioè, ti dai la spinta, pum, questo. Poi dopo puoi fare quello che vuoi. Che il pugile che domina questo tipo di displazamento, chi lo pratica, ha qualcosa in più. Certo. Il pugile deve saper fare tutto sul ring. Perché se io sei un pugile mono, mono emplazamento, quelli che vanno avanti solo nel tronco, o che non tagliano di strada, o che non fanno il perno, ci sono pugili così, ce l'ho in palestra, non è come una cosa nuova. Quelli bisogna migliorarli nelle loro condizioni, perché non possono fare il lavoro tecnico, non ce la fanno, perché è contro natura. Il basso è quello che lavora da media a corta distanza, bisogna allenarlo solo da quelle due posizioni. Il tecnico media e lunga, l'alto non può mai avvicinarsi, l'alto, perché arriva sempre con le braccia lunghe fuori dall'avversario e non può più lavorare. E andiamo sempre a finire le azioni, quando vogliamo aggredire, perché noi siamo aggressivi, no? Arriviamo alle corde e quando arriviamo ci troviamo così e non sappiamo più lavorare. Faremo anche quel lavoro lì. Faremo anche quel lavoro, che quando quelli lunghi, quelli alti che hanno qui, loro devono lavorare solo sull'altezza e la lunghezza delle loro braccia, basta, non devono andare più avanti. Ok? Perché gestite tutti i movimenti del vostro avversario. Certo che il piccolo deve lavorare il doppio, quello di evitare i colpi e quello di metterli. Il tecnico, pam, 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 fa un'azione sola, quella di gestire, mandare via lontano il proprio avversario. Ma ho provare a farlo due minuti. Via. Dai, avanti e indietro, concentrate, sarete zuppi. Troppo lungo il passo. Stai tranquillo, cammina. Tu non cammini così. Fai per testo, così è davanti. No, fai questo. Adesso lo porti in avanti. Cambia guardia. È praticamente un cambio della guardia. No. Ma deve farlo. Destro. Avanti. Bam. Bravo. Bam. Vai avanti. Ecco, bravo. Ma sempre caga il pezzo. Ma avanti il giro corre. Vai, prova. Bravo, indietro stesso braccio, stesso. Bravo. No. Quando venite avanti, cercate sempre di fare. Non puoi fare questo. Questo movimento. Okay. Non dritti per dritti. Cercate sempre di fare pam. Sempre di evitare. Allora, il passo è dritto, però il corpo è un po' là, perché è come se fosse il colpo di incrocio. Questo, se io vado dritto così, vado contro a un treno, no? E vado contro il colpo. Andate a lavorare, dai, così vediamo. Sì, andiamo. Dovete sentirvi, ascoltate il pavimento, come dico io, sentirvi comodi. Bravo. Se non state sui talloni, mi raccomando. Il pallone scarico, giusto maestro? Sì. Tre quarti di
piede con così. Perché se no dobbiamo stare con il piede, prendiamo tempo. Guarda. Di avere la posizione questa, tu sempre di evitare il colpo di giro vostro avversario. Vamo avanti, dritti e cercate sempre di colpo di evitare quello. Stai dritto, no? Sfrutta la tua altezza. Bravo. Chiamala. Vai, poi prima, quando ti sono strofo, cambi guardia. Tanto ti devono venire a prendere, non è che sei te che gli dai l'opportunità, Siamo leggermente in più dei colpi perché sono troppo bassi. Io quando penso avanti che voglio attaccare l'avversario, faccio questo, mi trovo questo. Sbagliato, sbagliato. No, perché non quando stavo sulle parti di piede, fare come? Quando lo prendi così, questo qua va incontro a un tiro, perché è proprio era, pum, lo blocchi lì, tu stai in equilibrio e lui si prende il colpo, poi per pam, bravo. Adesso non farmi la mano qua, è la posizione, non è qua. Collega, è in posizione dove devi. Più con calma. Come va il piede? Ma puoi abbassare la mano qua. Tira bene il tronco. Che non sta male, è andato sempre a tipo a cambiarti è difficile, sempre di andiamo, io ti faccio come il compito. Vai, quando mi sento un po' davanti, puoi mandare una linea che non ti devo. Mi stai credendo che vuoi ascoltare un po' di lì? Se sono comodo e ordinato carico, se non sono comodo sui piedi, sulle gambe rigide o sono sui talloni o sono sulle punte per assurdo, non riesco a portare potenza, non riesco neanche a fare un movimento fluido, veloce, perché qui avete bisogno di scaricare in velocità dopo. Lo fate piano, poi velocizzate, però dovete sentirvi comodi sulle gambe, se non avete le gambe, i pugni. Adesso vamo a provare a farlo con il gancio. E dopo puoi montare. È il stesso movimento. Oh ragazzi! È lo stesso. Allora, stesso movimento ma cambi il colpo. Cambia il colpo. Basta. Stesso movimento, coordinato, tronco e gambe, ma cambia la direzione del è un gancio. Basta, non ci sono altre cose. Non vi preoccupate di difficoltà perché è stato cambiato il colpo. Via. Bravo. Ma vedi, non deve creare laterale. Tutto io credo dal basso all'alto. Dovete fare il passo. E l'altro e senza stare il gomito. Il gomito si alza quando siamo proprio alto. Forse il piede dietro. Non va qua.
Non vai indietro, caricalo sul piede che butti indietro, ma devi sentire proprio la connessione tra il piede e il polso. Eccolo là. Perché devo scegliere un sì. Senti che si connette piede e colpo. Sempre con calma, qui è la stessa, se è la stessa cosa ma cambia il colpo. Non è qua, non è rimasta Bianca Neve che è morta. No, no, non portarlo. Guarda. Anche tu. È tutta una direzione che quando sei qui tu sei coperto, se tu mi tiri dal basso al basso, ma io boom, entro, entro da, ok? È chiaro che stai tirando uno più basso, tiri qua, più alto, tiri da, tu bocca con uno alla tua altezza, davanti ai tuoi occhi, la mano opposta copre sempre, spalla, incancia ragazzi. Ok, ragazzi, il gancio non è obbligatorio tirarlo corto oppure obbligatorio tirarlo lungo, come viene il vostro avversario, perché se vi viene oltre il vostro... Vieni, Bertocco, pum! Cioè, questo è un gancio, già arrivo, boom, lo porto già lungo, perché vado fuori misura. Se io sono qui e voglio lavorare, boom, corto, il mio gancio è quello che state tirando voi quando andate avanti. Però non è solo obbligatorio fare questo lavoro, è anche questo, venire fuori, pam, 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 perché? Perché quando arrivo oltre io mi posso, col gancio mi posso spostare perché ho tutto il mio punto di... In modo parolare, lui è nel momento, nella situazione, dentro in quel momento come deve portare il gancio. Se è dalla porta o fate la porta. Deve girare l'avversario d'ottavo. E via, arrivo in delle situazioni, in quella situazione deve fare il calcio lungo, io un altro deve fare il calcio corto. Adesso proviamo come montare, terzo lavoro. Allora, il montante in avanti, non verso il mento, non qua, va in avanti, pam, 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 pam. Ok, verso lo sto, ecco, verso il bravo, verso lo sto, così. Va bene Bertocco, quello. Poi dopo lo possiamo cambiare, quando vogliamo noi, però quello è... No, allora, si può fare anche questo, quando ci posso incontrare, lo faccio subito, non stare in giro, bravo. Non si vede la moto, si dico il movimento anche qui, se state anche coi piedi per terra senza stare in collo, va benissimo, perché è il movimento di spinta, quello potrebbe, perché stando
stando con i bambini e essendo i colpi sul montante, e diventa un po' difficile la cosa, perché sembra che il colpo non vada caricato bene. Con tutti e due piedi su terra e vedi che esatto, al passo, va! Io andavo avanti, andavo qua, se vedevo così, mai facevo quello, vedi un po' quello, che non ha preso in giro, perché si è andato, vedi un po' quello, ok? Non sta male, ma dovete essere puri, mai tasso è mai tasso, uno solo. E lì era una storia. Adesso vamo a farlo con tutto il corpo. Oh, sì, adesso dovete imparare a fare quello, quando imparate a fare quello prendete tutta la serie diretti, ganci, montanti, vamos, sempre camminando, basta che cambiate i colpi, chiudi con le mani, chiudi con le mani, non scappare, chiudete le mani, no, non sono le braccia, Devi sempre immaginare di avere con le due notte, dritto, piccante, gancio, sempre le due notte. Non serve stringere le mani così, in due versi, stringere le mani chiuse, con la sua dita così. Provo anche in avanti dopo, sai? Andiamo con calma, ragazzi. Prima un po' più dritti, dopo il ganci, dopo il montaggio. Voi dovete arrivare là, non c'è un secondo. Dovete arrivare là, dopo il ganci, andate piano. E metto qua, lo faccio. Sì, Maestro, sono tui, esercizio contraffatto con loro. Ha finito? Possiamo fare un'infezione? Possiamo fare un po' io, non so fare solo due bambini e camminare solo le dita. Poi dopo io. Ragazzi, mettetevi le protezioni, per favore. Facciamo a copie adesso. Continuiamo a lavorare, non lo specifico, così avete anche un'idea più precisa. Il colpo d'incontro! In avanti, tu, questo! Dai! Tu, questo! Via! Tu, guarda! Io quando lo sento che lui a me non mi muove più, perché sono io portato a questo colpo, e questo è il colpo d'incontro, che se si va in una velocità. Tu! Hai visto il famoso capobra? Chi è andato tutto con il capobra così? Neanche 4 mesi fa. Decente, sì, mi ricordo adesso. Lui andava avanti, bam, questa è la dietro, Boom! E cambio la volta. Lo facciamo, mettetevi in coppia. Su. Lui. Più una stessa altezza, dai, più o meno. Ma non ne manca una che è lei? No, sono tanti loro, no? Ah, sì? Sì. Non ci vuole essere preso un po'. Allora, lo stesso. Il più piccolino. Non cambia niente, per tanto è un lavoro coordinato, dai, è un lavoro di coordinazione. Dopo cambiamo le coppie, non c'è problema. Si guarda quelli altri, uno, quelli bassi o quelli là. Ragazzi, uno di fronte all'altro. L'importante, anche chi avete davanti, è il gesto. Non è perché avete davanti l'avversario, è il gesto che fate, come ho fatto io con Bertocco. Ah, va bene, no, va bene, allora facciamo la difesa. Io volevo
dopo volevo farli partire, allora uno attacca e l'altro difende fondamentalmente, quindi cioè se lui viene, lui deve partire con la tecnica, giusto? Ok, lui parte con il suo sinistro, io devo difendere la sua sinistra, giusto? Quindi allora indietro fa questa cosa qua, giusto? Poi lui parte col destro, faccio questo, aspetta. Cerco di bloccare fondamentalmente ruotando giusto, per quanto volevi. Lasciamo stare fermo le gambe però, perché se sto qua fermo e giro lui mi travolge, cioè mi continuo colpo, mi sposta la testa e dopo mi fa la testa. Devo comunque andare indietro. Quindi cammino andando indietro, muovendo il busto. Vendo basso, guardo avanti, l'altro non mi tira le cannonate perché non ha senso, è un coordinativo, cioè lavoriamo. Ok, con criterio sulla coordinazione, non sulla potenza, non sulla velocità, coordinazione. Proviamo? Ehi, allora essere sicuri, perché anche che vedi il guantone, perché i colpi che vanno sui guantoni non vengono contati, ricordatelo, eh. Il guantone ovviamente appoggiato, no, non alzare i gomiti che non è Muay Thai, ok? Basta che io corto il movimento, corto, stretto e corto, gestisco l'attacco del mio compagno. Dai, facciamo. Via. Vieni avanti due. Cioè tu non devi aspettare, tu ti sposti indietro, ok? Esatto. Siamo andato? Sì. E tu vai dietro, tu aspettare. Tu non vuoi aspettare la pensare indietro? Sì, ho capito. Quando si scappa. Ma fare finta che non è di scappare. Poi quelli che fanno finta di scappare prende il botto. No, è due o tre giorni che fanno finta. È forte. Ma c'è anche il caldo, sai, se sei già debolino più un po', può essere che sia il caldo. Non tanto, un batto molto bene, grazie anche quando faccio fare difesa per il tocco, batto il tocco da sempre, quando è andato via, staccato completo perché non puoi evitare una staccata. No, a posto. Grazie. Quando siete a sinistra,
Perfetto. Molto più morbido. Quando vieni, quando vieni più sicuro, perché tanto poi quando fai questo, boom, quando fai, quando vai lì, boom, boom. Ok, sempre morbido, va bene, via, 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 così, via, così. Oh, di, cosa vuoi? Di. No, no, io sono 10, sì, sono 19 di giocare con cagare. Vuol dire non sono più, vuol dire andare via veloci con le gambe e bloccare col portone, non è che devo schifo, devo rimanere lì per schivare il punto. Tutto bene. Oh, tu? Contenere l'azione del mio avversario. Oh, tu? Non aspettavo. Ma sei ancora. Sì, stai ancora con Luigi, no? Ah, ecco, ecco. No, 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 vai, no. Ragazzi, andiamo con i mutanti, con i briganti, scusate. Stessa cosa, è qua, e devo provare i ganci con i guantoni. Tutto posto, dai. E magari. A voi non interessa, a voi non interessa bloccare il colpo, perché se io blocco un ganso potente, sicuramente sposta anche giusto, a me interessa contenere lo sfogo dell'avversario, magari mi carica, mi carico tre colpi. Se io sto, non vado via veloci con le gambe e faccio solo questo, faccio il muro, ok? Subisco tutti quei colpi, probabilmente mi sbilancia e magari lo spazio anche ad altre cose. Sia femminile. Poi dovete pensare a muovere le gambe velocemente, non aspettate il vostro compagno, cioè chi difende. Ma noi, noi abbiamo giovani, noi anche qui adesso. Questa è solo contro, una sicurezza in più, non è faremo la prima cosa, questa è la seconda. Ecco, 20 la cosa è la, spostare, spostare le gambe velocemente perché quello sta arrivando con tre. Ok, ci ho spiegato? Muovete le gambe, cioè, questo è a supporto. Vai! L'avete comprato? Vabbè. Vanno la traccia.
lanci per andare a prendere. Oh. Adesso state cambiando un pochettino, state ragionando. Bene, 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 per tocco, ecco, ecco, visto quello. Prima invece era tutto un movimento, mi sembrava quando sono andata. Quindi al bisogno vado via lento per capirmi, poi nel tempo divento veloce e divento anche potente, ma finché non sono coordinato potenza e velocità, ragazzi, non l'ho fatto, fidatevi. Pronti? Via, dai! Piegate quelle gambe, non state rigidi sulle gambe, piegate! Come più una facile? E l'abbigliamento delle gambe che fanno i colpi. Se siamo rigidi, lavoro sulle braccia, se siamo invece piegati, bene, girate bene, è lo stesso movimento della coordinazione. Tu devi capire dove sei tu.
quindi devo rallentare la camminata, devo rallentare la facendo il passo, no? Poi, pum, ma questo qui mi serve per girare il colpo, poi pum, questo, e poi mandarlo uno. Se lavoriamo con, anche col destro, tum, questo, uguale, sempre questione non di rimanere fermo lì, perché sennò vado su questa posizione, e su questo, tum, io sono bene piantato, sono qua, questo. Io sono già fuori misura dall'uomo, già facendo questo sono già fuori misura, tum, questo, e questo, e sono già fuori misura. In questo, quando io gli sento il colpo, io sono già, lui adesso qui da me non mi può fare più niente, perché se lui si gira, prova a girarti, mi giro anch'io, poi tum, e rientro, se ha voglia di fregarmi. Però in questo caso qui, vedi il destro, tu questo e poi pam, e poi tum, e vado via. Ok, proviamo a fare questo. Il rallentatore io l'ho fatto così perché mi viene più spontaneo a partire, no? Allora, sì, perché è quella voglia, no?
per esempio il sinistro, il sinistro, il giro, tu, giro, tu, questo, io sono già piantato, sono qui a destra, tu, guarda, qui posso fare tutto quello che voglio, ok? Ecco, il rallentatore, piano piano, tam, pam, e quello che sta davanti, boom, boom, deve avere l'incrocio, andiamo. Se lui deve incrociare il mio genitore. Sicuri, eh? Oppure se deve, scusa, il mio destro, ce l'ho da fare. Oh, io ti ho messo in barca con la gamba. Io ho messo in barca con la gamba. Perché si fa il lavoro coordinato? Perché poi porta all'incrocio del colpo. Però da fermo, da fermo, da fermo. Io sono qui. Sinistro, via. Tu, guarda, già sono qua. Io già in questo caso qui, via. Tu. E poi posso partire da sotto. Sono qui, destro. A questo me lo gioco. Io sono lì, destro, via. Tu. E parto. Posso anche gestirmi come voglio io la cosa. Invitarlo. Ok? O sinistro, destro, però mettete lì. Tum. Tum. Ecco, questo è il lavoro dell'incrocio ogni volta che mi mettono in diretto. Andiamo? Quello. Dopo quello viene. Non ti devi abbassare. Quello. Quello, ragazzi, questo, quando siete sicuri di fare le cose e che il vostro avversario arriva lì col sinistro e che vi cade in avanti, col destro, questo, è la cosa più bella che ci sia, incrociare per colpo. Più alti. Prendete dalla fronte, ragazzi. Via, forza la fronte. Bravo. Su le mani.
via, via, vai, lui scende e poi dopo si espera. Per tocco fa un altro e poi viene su. Velocità, velocità voglio, E sempre per tenervi attivi, ragazzi, Io la spalla bassa. Su anche te, vita! Va bene così, bravo, via. Dai, lavorate subito! Cambio, via! Edi, un attimo, fuori! Sono davanti, usa, bravo, bene, bene, lavoro con mano avanti, bravissimo, staccati, lavoro, bravo. Sempre maniate, bravo, sulla guardia, bravo. Sulle mani, cos'è? Pintalo, bravo, mani su, il mento basso, lavoro con mano avanti, bravo, sempre mano avanti. Sulle mani, esci via, cento righe. Bravo, bravissimo, lavora sempre con la mano avanti, stai sulle gambe, bravo, sì. Stai sulle gambe sempre, non fare gesti, stai composto. Finita, sempre lui, gira a sinistra. Perfetto. Sulle mani, lavoro, sì. Fuori sinistra, bravo, stai là. Bravo, stai sulle gambe. Fuori sinistra, non tirare a destra. Bravissimo, fuori sinistra. Sotto.